That's what that account was for. Thank you. Sì, sì, lo scuola anche. Ai, 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 la vecchia. Sera a tutti. Come ieri vi prego di presentarvi per le domande, almeno per i colleghi che non conosciamo. Iniziamo con Guido Tubaldo del Corriere dello Sport, prego. So, so please introduce yourself before making the questions, please. Pareggio o il rimpianto per essere riuscito a vincere la partita che a un certo punto avete avuto? Beh, diciamo entrambi, perché quando giochi una partita del genere devi portare a casa il risultato pieno. Però non ci ricordiamo da dove siamo passati, da dei nostri errori iniziali, dove stavamo facendo secondo me un'ottima gara. Avevamo, penso, nel primo tempo, nella prima mezz'ora in particolar modo, quasi il 70% di possesso palla. Sta a significare che eravamo sempre dalla metà campo del Chelsea, siamo venuti qui a fare la partita, ad essere aggressivi, quello che un po' ci è mancato il primo tempo col Napoli, invece quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Questa è la mentalità, questo risultato ci deve dare, più che risultato, questa prestazione ci deve dare consapevolezza e non presunzione, perché poi ci esaltiamo anche con troppa facilità con una prestazione del genere. Questo è un punto, deve essere un punto di partenza, non d'arrivo. So, are you more happy for the scoreline, or do you have more regrets because you could have won this game? Well, both, because we could have easily secured the 3 points, but we should not forget that we were 2 goals down after 2 individual mistakes. But in the first 30 minutes of the game, we had 70% of ball possession. We were taking the game to Chelsea, and we really tried and win this game. This is the right mentality, and with this performance, we have to grow in awareness. Francesco Repice, Radio Rai. Ti volevo chiedere, a proposito degli errori individuali, probabilmente c'è da lavorare su quello, visto che la prestazione dal punto di vista del gioco è stata scintillante in alcune occasioni, più del 60% di possesso palla. Se quegli errori individuali possono essere in qualche modo cancellati, e se ti rendi conto di avere a disposizione un potenziale di squadra veramente importante, visti gli uomini che sono fuori. Mi piace che sottolinei questo, perché noi siamo ancora una squadra, come dico sempre, ancora in costruzione, in crescita. Determinati errori possono determinare, ma esistono in tutte le squadre. È ovvio che, come ho detto sempre prima io, chi sbaglia meno vince, e noi dobbiamo magari anche sbagliare, ma non di concetto. Per quello che mi dà fastidio non è l'errore tecnico, ma sono quelli di concetto. Qualcuno ne abbiamo commesso, però devo dire che anche chi l'ha fatto ha avuto la capacità di reagire e di fare poi un'ottima prestazione a seguire. Per quello non è mai facile. La squadra ha dimostrato carattere e delle caratteristiche di giochi importanti oggi. Di questo io sono molto soddisfatto, e come ho detto prima, questa è la strada, e questa è la strada positiva. So probably Roma should work more on these individual mistakes, because Roma really performed superbly today with great ball possession. So you really are aware of the great potential of this team. Well, I like that you stress this, because this is still our work, an ongoing work with this team. And in football, wins whoever makes the fewest mistakes. It's not a problem of individual mistakes, technical mistakes, but when you have the wrong intentions. However, even those players who made those kind of mistakes, they bounced back very, very well during the game. So today we proved our character, and we are definitely on the right track. Angelo Mangiante, Sky Sport. Abbiamo parlato della prestazione collettiva della Roma. Dentro questa prestazione fa un centravanti uno stronzo. Ieri diceva non aver segnato al City sarà uno stimolo in più. Sapere cosa ha pensato sempre di Francesco quando ha visto il primo gol di sinistra al volo di Dzeko, è qualcosa in più sulla prestazione? Sì, al Chelsea. Nel senso che ha fatto gol al Chelsea, non l'aveva mai fatto, l'aspettavamo tutti, siamo felici, ma di Edin non sono dei gol, mi interessa sì, perché è il suo mestiere ed è bravissimo, però è la prestazione, l'atteggiamento che ha avuto nei confronti dei propri compagni, la grande disponibilità
durante la gara, mettersi al servizio dei propri compagni. Con questo, ed è quello che voglio sia nelle aggressioni, nella fase difensiva, nel non possesso, gli ha dato a lui grandi opportunità di fare gol, ne poteva fare forse qualcuno in più. Su una palla arrivata, mi sa, Courtois, che gliel'ha tolta dai piedi, un altro colpo di testa dove non è riuscito a chiuderla. Per quello la sua presenza costante in area, quando non gira troppo per il campo, dimostra che è un attaccante devastante. So it was a very good collective performance, collective effort. But if we have to single out a player, is this magnificent center forward that you have, Edin Dzeko, who had never scored, and who yesterday said that it was an extra boost for him to try and score against Chelsea. So what did you think when you saw his first goal, that wonderful left volley? Well, Edin, we know that he scores lots of goals, but I'm especially happy about his performance, about his approach. He played at the service of the team, and by doing this, he had many chances. He could have probably scored a couple of more goals. In one attempt, Courtois made a very good save, and then he had another header. So overall, it was a very good game by him. Tancredi Palmeri, Bein USA. Mister, da quando Ripunzi è chiesto a distanza dopo Roma Atletico con Dzeko, è cambiato proprio il suo livello di prestazione, al di là del gol, ma proprio la maniera di essere uomo reparto, di giocare, di aprire gli spazi, serviva a dargli una svegliata in quel senso, diciamo, un golato in quel senso. Ma io non mi devo punzecchiare come giocatore, perché io sono l'allenatore e loro fanno i giocatori, per quello c'è un rispetto dei ruoli, ma al di là di quello, Edin ha avuto uno sfogo relativo a una prestazione poco buona, però dopo ha dimostrato sul campo e ha agito con i fatti, ed è quello che gli ho chiesto ed è quello che ha fatto anche oggi. Come ho detto prima, nelle partite in cui si è in difficoltà, l'attaccante come lui ci può dare quel qualcosa in più. Lo sta capendo sempre di più e oggi è stato veramente determinante. So, after the game against Real Madrid, when you and Dzeko had teased each other, Dzeko really bounced back and has started scoring a number of goals. Well, I do not have to tease or to prickle my players. However, that was simply an outburst by him after a poor performance, but then he bounced back and he proved his worth on the pitch. And he really is now aware that in these kind of games, when we go through some difficult spells, he can really help the team, and in those situations can become an overwhelming and decisive player. Davide Rossi, Roma Radio. Al momento delle partite che la Roma ha vinto, pensando alle partite in cui non è arrivata la vittoria, tutti con grandi avversari, perché Atletico Madrid, Napoli, Inter e stasera il Chelsea, è soddisfatto soprattutto del fatto che la squadra in ogni partita, in ogni occasione, non esce mai fuori dalla partita, anche stando sotto i due gol sfortunati a Stamford Bridge come questa sera? Cioè la Roma rimane sempre aggrappata alla partita. Che messaggio è questo da parte della squadra? Che è un po' quella che è la mia mentalità, nel senso che la capacità a volte, anche quando si è in difficoltà, è stare in partita, perché il calcio ha dimostrato che soffrendo si può vincere anche al 90esimo come la si può perdere. Per quello bisogna avere la capacità di una squadra come la Roma, come abbiamo fatto con Napoli, in un momento tra virgolette di sofferenza, più che altro nel palleggio, non tanto nelle occasioni da gol, rimanere in partita ci ha permesso di fare un secondo tempo differente, che meritavamo magari qualcosina in più. Come con l'Inter, hai fatto 70 minuti magari splendidi e hai portato con 20 minuti, abbiamo perso una partita incredibile. Questo fa parte del calcio, lo sappiamo, però la squadra in questo senso sta crescendo tantissimo. Peccato per i tre gol subiti, perché ultimamente subivamo sempre poco rispetto a gol fatti, però questo ci fa crescere, ci fa migliorare, e in futuro credo e mi auguro che serva di lezione, più che altro per gli errori individuali. So Roma this year have won every game except against very big teams such as Atletico Madrid, Napoli, Inter and Chelsea. However, in those games, just like tonight, was always into the game, even tonight, two goals down on such an important stage. What kind of message is this team conveying?
Well, this is my mentality. You need to stay into the game from the first to the very last minute. You have to hold on, you have to suffer, just like we did against Napoli, more in terms of ball control rather than in terms of goal chances, which allowed us to play a very good second half against Napoli. Then there are games as the one against Inter, when we dominated for 70 minutes and then we lost the game in the last 20 minutes, but it's football, and in this aspect we are improving. Today it's really a shame that we let in 3 goals, because lately we hadn't let in so many goals, but I think that tonight we learned a valuable lesson. Javid from Iran. Chelsea is one of the best teams in the world in terms of the counter-attack. What was your tactical plan to stop them from the counter-attack, and do you think your player managed to deliver that? They are or they are not? I didn't they hear. Are. Ah, they are. Okay. Diceva, il Chelsea è una delle migliori squadre a colpire con le ripartenze in contropiede, quelle erano state appunto le contromisure, e crede che la sua squadra in questo senso abbia seguito le sue indicazioni per cercare di tamponare questa ripartenza? In alcuni casi sì, in alcuni casi magari abbiamo sbagliato e loro sono ripartiti, però più che contropiede sui nostri errori individuali in fase di palleggio il rischio c'è. Però noi siamo venuti qua con la mentalità di giocarcela, per quello qualche rischio, se trovo a giocare lo devi correre, se vuoi stare nella metà campo di là qualche rischio lo devi avere, ma la mia mentalità è questa, per quello il rischio fa parte un po' della mia idea di calcio. Well, sometimes we did well, sometimes we made a few mistakes, but when you want to control the game, when you want to have the ball, when you want to take the game to your opposing team, you have to take risks. This is my mentality, and the risk is inherent with my football and playing style mentality. L'ultima, Roberto Maida, Corriere dello Sport. Buonasera. Ciao. Una domanda poco tecnica e poi emozionante. Visto che si parla spesso dei tifosi, ma al di là che l'atmosfera degli stadi inglesi è bellissima, è impressionante, senza barriere, ed è un piacere giocare qui. Poi vedere il pubblico della Roma è stata una cosa impressionante, bellissimo, una bella emozione. Difatti tutti i ragazzi, cioè, sentivamo questa partita anche per loro in maniera particolare. Sono contento che al di là proprio del risultato, vinto, perso, pareggiato, la squadra abbia avuto un atteggiamento, una prestazione proprio fatta di carattere, di cuore, che penso che è quello che vogliono i nostri tifosi. It looked at some stage that Roma was playing a home game. The fans were right behind the team, supporting the team. It was really unbelievable. The atmosphere was great. How did you perceive it on the pitch? Well, first of all, I'd like to say that it's great to play in England, in English grounds, with a great atmosphere, without barriers. And we were very excited, myself and the players, to play such a game. And to this regard, I was particularly pleased that we played, regardless of the final score, a character game, which is something that our fans certainly appreciate and value. Grazie a tutti, buon lavoro. Bye. Ciao a tutti.